metà tra la cronaca e la fiaba surreale. E serve per fare in modo che la memoria, non solo su questo fatto, ma in generale venga esercitata. E in questo modo noi pensiamo che finalmente la gente che finora ha solamente sentito cose di lacrime, di pianti, possa capire quello che veramente c'è dietro a tutto questo. Uno straordinario monologo denuncia, per non dimenticare e per capire cosa c'è dietro il disastro aereo di Linate, 118 morti 5 anni fa. Questo paese dei balocchi in cui c'era questo diritto a non avere responsabilità o a non esercitarle. L'hanno scritto il giornalista Fabrizio Tumolillo e l'attore e autore Giulio Cavalli della Bottega Mestieri Teatrali di Lodi. Due piani narrativi, una fiaba surreale ambientata nel paese di Bengodi, recitata in Gramblò, e la ricostruzione documentaria dell'incidente. Mentre il Cessna prosegue il suo volo verso Linate, a terra la visibilità è inferiore ai 100 metri. A Linate, quel giorno, si vedeva quanto da me alla settima fila di questo teatro. Cartello, muri, stopabarra, mezzi muri, ginkgo biloba, toboga e niente tetti. L'avioporto di Bengodi, ci tenevano altro che all'avioporto, Gio Bengodi. La nebbia, la segnaletica che non c'è, il Cessna che non potrebbe atterrare in quelle condizioni, i controlli che mancano, il groviglio inestricabile di competenze e il radar di terra che non c'è. Collaudo, radar di terra, collaudo e taglialo sto coso, professore, non c'è a Bengodi sto radar di terra. Fino al disastro, inevitabile. Il Cessna entra nella pista attiva e dirige la prua verso il Romeo 2. E in quel momento arriva il Boeing.